consigliere inizia il countdown al festino di Palermo, e, insomma, la cittadinanza lo attende con trepidazione, sarà un festino un po' particolare. Un momento assolutamente importante e significativo per la nostra città, che ogni anno viene raccontato attraverso dei festeggiamenti che noi tutti conosciamo. Quest'anno purtroppo la pandemia ci costringe a dei ritmi e dei regimi totalmente differenti, ecco perché il festino viene definito appunto un festino che non c'è. Non c'è, così come speriamo non ci siano elevate somme da investire in questo tipo di iniziativa, in questo tipo di manifestazione, visto che il tutto viene effettuato a bassissimi regimi e considerando il periodo di grave crisi ci aspetteremmo che l'amministrazione anche in questo abbia davvero cercato di risparmiare, ridurre al lumicino tutti i costi relativi. Per questo ho inoltrato proprio questa mattina un'interrogazione urgente al sindaco per conoscere come organo di controllo dell'amministrazione comunale, appunto in quanto consigliere comunale, tutti i dettagli di questa iniziativa, di questa manifestazione, cioè le somme che sono state investite per la sua organizzazione e per tutti gli aspetti, diciamo, logistici, così come pure le metodologie con cui queste somme sono state assegnate ad un'organizzazione piuttosto che ad altre. Ne ho parlato con i colleghi della settima commissione, ai quali ho posto la problematica, e abbiamo stabilito di convocare anche i dirigenti, i funzionari preposti a questo tipo di attività, e quindi nei prossimi giorni avremo notizie e informazioni, immagino sufficientemente esaustive, per conoscere l'esatto ammontare che è stato investito quest'anno per un festino che non c'è. Capisco che si preannuncerebbe l'ipotesi di un vero e proprio paradosso. Ma speriamo che, come spesso accade in questa amministrazione, non dovremmo trovarci in questa situazione, e che, a differenza della masculiata e dei classici fuochi d'artificio a cui siamo abituati ogni anno, non dovremmo assistere ad una masculiata invece di carattere economico.